prima di iniziare vorrei ringraziarvi, il centro Machiavelli che ha organizzato questo convegno, a tutti voi qui presenti per la vostra presenza, e ringrazio a tutto cuore tutti coloro che veramente si è apprestato ad invitarmi, dandomi questa possibilità di esprimermi. Grazie Paolo quando ha detto che ha parlato della cultura di una nazione e le tradizioni dello stesso. Io vi dico che per depennare una nazione basterebbe togliere la sua cultura e le tradizioni, è il gioco che ha fatto. Ed è questo quello che la sinistra di questo paese in questi ultimi anni ha tentato di fare. Bene, parto sempre da un presupposto che è fondamentale, che la politica non si fonda su sensazioni né prime impressioni, ma su realismo, e cioè quella capacità di leggere e interpretare le situazioni reali per arrivare alla soluzione di qualità. Senza i numeri la politica è fondata su nulla. Abbiamo visto in questi ultimi anni, giudicando le statistiche, numeri fornitoci dal Ministero dell'Interno, in questi ultimi 4 anni hanno speso più di 20 miliardi di euro per questo tipo di immigrazione. Un'immigrazione che ha costato più di 15.000 morti in mare. Perfino quest'anno nel DEF presentato del governo di sinistra è stato stanziato ulteriori 5 miliardi. Quindi hanno previsto gli arrivi, degli sbarchi, dell'immigrazione irregolare attraverso quei tunnel della morte. Secondo voi, utilizzando quel semplice buon senso, questo è l'immigrazione? Io da immigrato dico no, questo non è l'immigrazione che ho vissuto io. Di conseguenza rifiuto di definirla tale. Ed è per questo che bisogna stare attenti quando parliamo di immigrazione. Dobbiamo essere realisti, perché l'immigrazione è un tema essenziale, importante all'umanità. L'immigrazione appartiene al DNA dell'uomo. Quindi nessuno potrà mai pensare di depennarlo o di frenarlo. Ma va regolamentata, ed è compito della politica regolamentarla. È quello che è mancato in questo paese in questi ultimi 4 anni. L'integrazione è un passo ulteriore rispetto all'immigrazione stessa. Nel mio incarico come responsabile immigrazione della Lega ho voluto dividere l'immigrazione regolare, clandestina, e il sistema di accoglienza, cioè richiedente asilo, perché credo che il tema dell'immigrazione va suddiviso per poterlo analizzare a fondo, per poterlo capire a fondo e capire quello che sta succedendo in questo paese oggi. Io vi invito a recarsi al sito internet della Lega Nord scaricando il nostro documento, perché credo che in questo paese l'unico partito che ha una linea guida sull'immigrazione è la Lega Nord, dove abbiamo potuto suddividere questo tema in 3 macro aree. L'immigrazione regolare, che noi della Lega abbiamo sempre auspicato, che noi della Lega abbiamo sempre condiviso, che noi della Lega abbiamo sempre voluto con tutta la nostra forza, all'interno del quale abbiamo voluto anche individuare quel soggetto che si chiama l'immigrazione di qualità in base alla qualità del lavoro. Anche
questo elemento così fondamentale, importante per una nazione, per qualsiasi nazione civile, il lavoro, anche questo viene a mancare, mettendo in discussione anche quell'elemento, quel soggetto di immigrazione di qualità. Poi c'è l'altra categoria, il richiedente asilo. Abbiamo detto sì, va bene, i richiedenti asilo hanno i diritti di essere accettati, accolti, nell'attesa che vengano cessati quei conflitti, sempre nel rispetto della dignità umana. Poi, infine, l'altra categoria più odiosa, che è la clandestinità. Finché esistono i confini di stati nazionali, è un reato. E noi della Lega contestiamo questa tipologia di immigrazione, questo tipo di immigrazione. Perché? Per tre motivi fondamentali. Prima di tutto, l'immigrazione clandestina è l'anticamera all'ingiustizia sociale. Secondo, la clandestinità è l'anticamera all'ingiustizia sociale e l'insicurezza. E per finire, la clandestinità è una sorta di oppressione per chi lo subisce. Un clandestino non è mai libero nel contesto sociale del paese ospitante. Ecco perché bisogna combatterlo. Ecco perché non bisogna mai regolamentarlo. Amici miei, quello che sta succedendo oggi in questo paese non è nulla altro che quel detto evento ciclico, cioè la storia che si ripete. Stessa modalità, stessi interlocutori, stessi modi, ma in modo proprio, diciamo, moderno, cioè schiavismo moderno. Farò di tutto in vita mia per combatterlo, perché i nostri figli ci chiederanno conto domani. Come mai è successa ancora quella storia di 240 anni fa sotto gli occhi di tutti e nessuno si è alzato il dito per difenderlo, per contestarlo? Questa è la realtà. Senza dubbio, per un migrato economico o un immigrato clandestino sarà quasi impossibile iniziare a vivere un percorso di integrazione. Occorre condizioni ottimali per garantire un immigrato di inserirsi nella società e di confrontarsi liberamente con la cultura, le leggi, le tradizioni del paese ospitante. Il punto di partenza è l'articolo 1,1 della nostra Costituzione. L'Italia è una repubblica democratica fondata su lavoro. Quell'elemento fondamentale, importante per una società civile che i nostri governanti, coloro che ci hanno governato in questi ultimi sette anni, hanno mancato di rispettare o di garantire. È il lavoro l'elemento cardine del nostro paese, intorno al quale si sviluppa la cosiddetta società di benessere, per la quale la politica si impegna a tenere viva. Questo è il compito della politica, ad adattarla ai tempi e ai cambiamenti per garantire lo sviluppo economico e sociale. Senza il lavoro si spalancherebbe le porte alla precarietà. La speranza nel futuro crolla e la povertà dilega. È come un padre di famiglia che impoverisce il proprio figlio o i propri figli, importando in modo illecito i figli o i figli del vicino. Non ci sta.
assolutamente non ci sta. Il lavoro è fondamentale per consentire l'integrazione. Questo lo dice anche vostri figli. Per due motivi. Garantisce un reddito necessario a sostenere l'alto costo della vita e le esigenze della famiglia. Consente un confronto nei luoghi di lavoro con tante persone e quindi ha una funzione sociale estremamente importante. Ecco perché una nazione senza un'adeguata politica migratoria, nel rispetto della dignità umana, è decisamente destinata a scomparire dal punto di vista culturale. Quindi massimo rispetto per l'immigrazione regolare e controllata, sempre nel rispetto della dignità umana. L'immigrato in quanto diverso deve essere potenziale ricchezza per una nazione ospitante. Ma anche gli italiani sono diversi tra di loro. Quindi anche loro hanno una potenziale ricchezza da condividere. Quando diciamo prima l'italiano non è un semplice slogan, è di quel padre di famiglia che deve tutelare prima il proprio figlio e i propri figli. Perché solo così, se il figlio e i figli di quel padre sta bene, potrà ospitare un ospite. Altrimenti impossibile. Come ho detto poco fa, l'immigrazione è nel DNA dell'uomo e nessuno potrà mai pensare di fermarla, al di là del compito fondamentale della politica nell'inquadrare i fenomeni migratori sotto le lenti della legalità. Legalità. Spesso dimentichiamo delle parole, dei termini fondamentali per almeno darci uno spunto per garantire la vivibilità all'interno del contesto sociale. Quando sono arrivato in questo paese, nel lontano 1977, mi ricordo bene, il lavoro non mancava, non c'era una disoccupazione giovanile come oggi. Così alta è l'immigrazione clandestina, era difficile anche solo da immaginare. Eppure avrei potuto trovarmi un lavoro e continuare a vivere chiudendo le porte allo scambio culturale con l'Italia. Ho scelto diversamente, avendo l'obiettivo nella testa da realizzare, ed ecco perché ho sposato la sua cultura, le sue tradizioni, rispettando le sue leggi per poter integrarmi, perché l'integrazione è un fatto individuale, non deve essere mai forzato né regolamentato da una legge. È la volontà personale di ogni individuo, ogni immigrato, voler integrare nel contesto sociale del paese ospitante. Altrimenti non ci siamo, non ci sarà mai l'integrazione. Nei miei precedenti annotazioni di anni indietro, ogni tanto vado a leggere delle cose, delle affermazioni, delle note scritte. Mi sono ricordato di questo che scrisse 20 anni fa. Ama ogni terra come se fosse la tua terra, rispettando le sue leggi, le sue culture e le sue tradizioni. 20 anni fa scrisse questo. Oggi, leggendo alcune note che ho scritto, veramente mi fanno. Questo è l'uso semplice del buon senso. L'uso semplice del buon senso che il buon Dio ci ha donato tutti, ma spesso li ci dimentichiamo.
E questo è lo spirito con cui ho vissuto dal 1977 ad oggi. Immaginatevi un giovane nigeriano in un piccolo paese della Bergamasca sulla fine degli anni 70. Uno scenario completamente diverso alla realtà di oggi. Questo per dirvi che l'integrazione è una scelta di ogni individuo. È una scelta di profondo rispetto per il paese ospitante e per i suoi cittadini. L'integrazione è quindi una scelta devoroso, non un diritto. Non deve essere un diritto. Non può essere un diritto. È una scelta doverosa nel rispetto di quella società, di quel paese che ti ha accolto. Serve aprirsi il cuore al paese che accoglie e alla sua cultura e alle sue tradizioni nel rispetto delle sue leggi. L'Italia è un paese che sa accogliere, vi garantisco questo, l'ho vissuto per oltre 40 anni. L'integrazione è quel passo avanti dell'immigrato verso la sua nuova terra e i suoi nuovi concittadini. E così i cittadini stessi si aprono reciprocamente. Abbiamo assistito negli ultimi 5 anni veramente. Non è quell'immigrazione che ho vissuto. La sinistra ha imposto ai cittadini italiani di accettare flussi migratori di richiedenti asilo e immigrati clandestini che hanno portato a forti squilibri sociali. La sinistra, inoltre, ha voluto imporre l'integrazione come diritto anche di tutti quei immigrati che non hanno il diritto di restare sul suolo italiano, che si genera l'intolleranza, specialmente quando il paese ospitante si trova in una situazione di crisi economica come in questi ultimi anni. Sappiamo quanti sono i giovani italiani costretti ad emigrare all'estero, altrove, in cerca di quell'elemento che i nostri governanti degli ultimi anni hanno veramente mancato di garantire: il lavoro. Contemporaneamente abbiamo avuto anche il coraggio di spalancare i confini, ospitando queste persone in modo illecito, in modo incomprensibile, attraverso sempre quei tunnel della morte. Questo veramente deve farci pensare tanto, profondamente. 15.000 morti in mare, senza contare quelli che sono morti nel deserto. Dall'altra parte del mondo abbiamo delle ONG che fanno opere di sensibilizzazione per non farli partire. Invece da questa parte del mondo, Italia in particolare, abbiamo delle ONG che vanno oltre i confini a prelevare. Questo deve farci pensare. Nel 2017 è calato. Sì, è veramente calato gli sbarchi per due motivi principali che la stampa italiana non lo dicono mai. Prima, la mia nazione di origine, Nigeria, ha stipulato un accordo bilaterale con la Libia, cosa che quando Matteo Salvini lo disse per la prima volta ci avevo messo in croce. Impossibile, Libia impossibile, ci sono tre fazioni diverse, c'è la guerra in Libia, come mai uno Stato africano ha potuto stipulare un accordo bilaterale con questo paese in conflitto?
riportandosi a casa sua 6.000 immigrati. Ecco perché si è un po' abbassato un po' i flussi l'anno scorso. Riassumendo quanto detto fin qui, immigrazione irregolare fondata sul lavoro e quindi sulle esigenze del mercato del lavoro, perché senza lavoro non avrai mai niente da offrirgli, non avrai mai nulla da offrirgli. Io ho girato l'Italia in questi ultimi anni, da Alto Adige in Sicilia, visitando questi luoghi dove sono stati abbandonati questi esseri umani, a loro sorte, senza una garanzia per il futuro. Quando dissi in TV per la prima volta che ormai con questa politica migratoria, con un esponente del PD, questa vostra politica migratoria senza senso, avete creato un mostro sociale che prima o poi scoprirà. Mi minacciò dicendo: ma lei sa quello che sta dicendo? La mia è una previsione, in base a quello che ho visto. Lei ha potuto girare l'Italia per capire quello che sta succedendo? Dove vanno a finire questi ragazzi? Spendendo quei 20 miliardi, anzi 25 miliardi, con i 5 miliardi inserito nel DEF di quest'anno. Quei 25 miliardi va a alimentare l'economia sommersa. E poi quando facciamo dei programmi elettorali ci chiedono da dove andrai a reperire i fondi. Quei 25 miliardi, soltanto 570 milioni arriva dall'Europa, il resto sono tutti soldi nostri, amici miei, soldi degli italiani. Questo è quello che sta succedendo oggi sotto gli occhi di tutti. In questi 2 mesi e mezzo, mentre Matteo stanno lavorando giorno e notte per creare un governo, dare un governo a questo paese, io lavoravo sotto, dietro le quinte. Ho avuto diversi incontri con 4 ambasciate di diverse nazioni africane. Ho lavorato perfino anche con alcuni esponenti del Vaticano. Mi ha chiesto un incontro il responsabile del Dipartimento di Immigrazione degli Stati Uniti. Vuole parlarmi dell'immigrazione illegale. Queste 4 nazioni di spicco africano sono d'accordissimo con me. Sentirli parlare sembravano leghisti. Sentirli veramente parlare sembravano dei leghisti. Io spero veramente che nasca presto questo governo per cominciare a lavorare come si deve, per dimostrare al mondo intero che quello che è successo in questi ultimi 4-5 anni in questo paese è una tentativa di depennare l'Italia, una tentativa di derubarci la speranza. Sono e sarò sempre un immigrato e ne sono molto orgoglioso. Non dimentico mai le mie terre, le mie origini e la mia terra d'origine con la quale sono in costante rapporto tutti i giorni. La mia elezione come senatore della Repubblica veramente è stata una gioia per loro, una gioia per loro, e la cosa mi ha fatto molto piacere, aprendomi la porta ad un'eventuale futuro collaborazione, e questo vi garantisco che lo faremo come si deve, rispettando, dobbiamo fare rispettare le leggi, dobbiamo fare rispettare i cittadini. I cittadini hanno diritto di essere rispettati, di essere tutelati.
credo che non esisterà mai una società multiculturale. Perché? Perché quel paese, quella nazione, quel grande nazione, considerato oggi una società, una nazione multiculturale per l'eccellenza, dopo 240 anni, ha rivelato veramente zero, imperfetto. Parlo di Stati Uniti d'America. Dopo 240 anni lottano ancora, cercano, non sanno come. Dobbiamo utilizzare quel buon senso veramente, ragionando ognuno di noi. Questo non vuol dire che un immigrato non deve essere rispettato. Questo non vuol dire che l'immigrato, guarda, senza l'immigrazione non ci sarebbe stato quel scambio culturale che oggi tutto il mondo gode. Quei scambi economici che oggi tutto il mondo gode. Quindi va regolato, va regolamentato ed è compito di politico attuare tutto ciò ed è quello che intendiamo fare. Vi ringrazio.